Buongiorno. Buongiorno, benvenuti a questo webinar organizzato da Made for Webinar sul tema della salute e sicurezza sul lavoro al tempo del Covid-19. Io sono Antonio Bonardo. E sono Public Affairs Director di G-Group, che è uno dei partner di MADE. Sono presenti con me oggi il dottor Stefano Signorini, dirigente di ricerca del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, e la dottoressa Sara Stabile, ricercatrice sempre del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale, entrambi rappresentanti di INAIL, anch'esso partner di MADE. Ma prima di entrare nel dettaglio del tema del webinar, lanciamo un breve video che presenta MADE e i servizi che abbiamo pensato per voi. MADE Competence Center è l'interlocutore tecnico per le tue attività di innovazione, trasferimento tecnologico, ricerca applicata e implementazione delle tecnologie 4.0. Un partner affidabile per mantenere un elevato livello competitivo, ristrutturando i modelli organizzativi, di business e la strategia della tua azienda, con il supporto di una rete composta da 4 università, 39 imprese e un ente pubblico. Una fabbrica didattica di oltre 2.000 metri quadri, dove potrai toccare con mano la trasformazione digitale e conoscere i protagonisti dell'innovazione. Visita le isole tecnologiche progettate allo stato dell'arte, prova gli esempi pratici e sviluppa progetti di cyber security e big data, virtual design e sviluppo di prodotto, monitoraggio energetico, controllo remoto e manutenzione 4.0, digital twin, lean 4.0 e logistica. Tracciamento di prodotto e manifattura additiva, robotica e dispositivi indossabili. Scopri come trasformare la tua azienda e vivi l'innovazione da protagonista. Vieni al MADE Competence Center Industria 4.0. Come descritto nel video, MADE è impegnato nella realizzazione di 3 macro attività: orientamento, formazione e progetti. Orientamento. Molte imprese oggi non sanno ancora cosa è l'industria 4.0 e quali tecnologie bisogna implementare. Per questo MADE ha pensato di organizzare webinar, seminari e workshop di introduzione ad industria 4.0. Quando sarà possibile, ci sarà anche la possibilità di effettuare visite aziendali e tour nella sede del Competence Center, che ad oggi è in fase di realizzazione. Formazione. Al fianco di queste iniziative di orientamento faremo formazione su tematiche Industria 4.0. Quando avremo a disposizione i nostri spazi, l'obiettivo sarà quello di fare il più possibile formazione pratica in modalità teaching in factory, per dare la possibilità di toccare con mano gli argomenti trattati sfruttando le nostre isole tecnologiche. E infine progetti, ultima attività non meno importante delle precedenti. Come fare industria 4.0. In base alle esigenze delle aziende, aiuteremo a costruire, implementare e testare progetti tecnologici e cercheremo di trovare risposte ai vari bisogni facendo scouting, validazione e consulenza tecnologica a 360 gradi. Ma dove verranno fatte tutte queste attività? Nella sede MADE, che ha subito qualche ritardo nella realizzazione causa l'emergenza che stiamo vivendo. MADE sarà non solo un competence center, ma un cultural center, dove sarà possibile, ad esempio, organizzare anche eventi aziendali. Avremo a disposizione più di 2.000 metri quadrati. Sarà una vera e propria fabbrica suddivisa in 6 isole tecnologiche che servirà per sviluppare tutte le nostre attività, dalla cyber security alla manutenzione 4.0, dall'additive manufacturing al virtual design, del sviluppo di nuovi prodotti fino alla robotica collaborativa. Tutto questo lo stiamo costruendo grazie alla collaborazione di tutti i partner. In questo momento di emergenza abbiamo pensato servizi ad hoc per aiutare le PMI. Quello che abbiamo pensato di fare per voi è lanciare una serie di webinar tecnici con il coinvolgimento dei nostri partner.
Il palinsesto Made for Webinar prevede appuntamenti settimanali fino a luglio. Oltre a questa iniziativa, lanceremo la rubrica Made for Future, seminari con appuntamenti bisettimanali con opinion leader del mondo istituzionale, economico e aziendale su temi di politica industriale. Sul sito di Made abbiamo aperto uno sportello di supporto alle imprese nel post-Covid, dove potrete ricevere consigli utili per poter governare il nuovo domani. Infine, abbiamo messo a disposizione gratuitamente, tramite i nostri partner, piattaforme e servizi utili per la ripresa, nell'ottica di supportare la ripresa nel miglior modo possibile. Dopo questa breve introduzione, entriamo nel dettaglio dell'argomento del webinar di oggi con la dottoressa Stabile e il dottor Signorini. Grazie nuovamente per essere qui oggi. Do un avviso intanto prima di iniziare con le domande. Nella chat potrete scrivere le vostre domande, ne selezioneremo poi alcune per la parte finale dell'evento. Allora, inizio con la prima domanda. Nelle ultime settimane ci siamo più volte posti alcune domande legate alla ripresa delle attività. I lavoratori che condividono spazi comuni devono utilizzare la mascherina? È prevista una riorganizzazione degli spazi e degli orari di lavoro per evitare assembramenti? Per le aziende inadempienti si potrà disporre anche la riduzione o sospensione temporanea delle attività? Dottor Signorini, qual è il quadro di riferimento normativo attuale per la prevenzione e il contenimento del Covid-19 per la ripresa delle attività produttive? Allora, buongiorno a tutti. Come vedete dalla slide che è stata appena proiettata, in realtà se ci dovessimo orientare tra protocolli condivisi nazionali, linee guida conferenze regioni, circolari, rapporti, documenti tecnici e circolarine, note Ispettorato Nazionale del Lavoro, ho l'impressione che avremmo necessità di un testo unico che raccolga tutte queste informazioni. Allora, io prima di rispondere alle domande fatte dal dottor Bonardo, che poi saranno in realtà in parte affrontate dalla dottoressa Stabile, citerei alcune norme che fanno, diciamo, che costituiscono il quadro di riferimento per quello che riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, mettendo solo l'accento su alcune particolarità che riguardano questi dispositivi di legge. Allora, al di là della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui purtroppo si dichiara lo stato di emergenza, e quindi inizia questa che potremmo chiamare una brutta storia in realtà, il decreto legge di riferimento, il primo decreto legge di riferimento è quello del 17 marzo 2020, numero 18. Poi io ho fatto un breve elenco, perché potrà essere reso disponibile se di interesse. All'interno del decreto legge alcuni articoli affrontano il problema dei dispositivi di protezione individuale per la prima volta. Voi sapete che l'INAIL valida i dispositivi di protezione individuale, e mi riferisco ai facciali filtranti F2 e FP3, perché per quello che riguarda le mascherine chirurgiche, in realtà se ne occupa l'Istituto Superiore di Sanità. E all'articolo 16 omologa le mascherine chirurgiche ai dispositivi di protezione individuale, come voi li conoscete, per quello che riguarda la dizione, la definizione che ne dà il decreto 81. Nello stesso decreto legge del 17 marzo sono state messe poi a disposizione 50 milioni di euro, ahimè finiti molto rapidamente, proprio per l'acquisizione di questi dispositivi. Da qui possiamo saltare al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all'interno del quale è contenuto il protocollo condiviso con le parti sociali, in cui vengono dettate le prime indicazioni per fronteggiare l'emergenza nei luoghi di lavoro. Subito dopo, o meglio circa un mese dopo, il decreto legge 16 maggio 2020 contiene all'articolo 14 un aspetto particolarmente importante che vedremo dopo quando parleremo della tutela infortunistica, perché indica all'articolo 14 il rispetto dei protocolli e delle linee guida idonee a prevenire
il contenimento della diffusione del virus Covid-19, facendo riferimento alle linee guida regionali e nazionali che poi verranno pubblicate successivamente. Il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio ricomprende all'interno il protocollo condiviso e poi all'articolo 10 va invece a fare riferimento ai criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico. Mi limito a sottolineare che fa riferimento a proposte di soluzioni tecnico-organizzative che devono trovare una rimodulazione contestualizzata a livello regionale e locale e all'interno delle singole aziende. I principi cardine adesso li delineerà meglio poi la dottoressa Stabile, faccio però riferimento ai tre principali aspetti che dobbiamo considerare sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti di vita, ma soprattutto per gli ambienti di lavoro: il distanziamento sociale, la rigorosa igiene delle mani e l'utilizzo dei dispositivi sono i tre presidi che garantiscono comunque al datore di lavoro l'osservanza delle norme, ovviamente, e la tutela dei lavoratori. Ovviamente queste saranno poi declinate nell'ambito delle linee guida, ma sostanzialmente noi queste tre indicazioni abbiamo ad oggi come tutela dal Covid-19. L'altro riferimento che vorrei citare è sempre all'interno dello stesso decreto, ovvero quello del 19 maggio, l'articolo 17, perché fa riferimento alle linee guida regionali, che quindi si differenziano per attività economiche e produttive, che si basano su tre principi: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. Contact tracing è un aspetto estremamente importante per quello che riguarda il contenimento della diffusione del virus e sono contenute appunto alcune indicazioni all'interno di queste linee guida. Lo stesso decreto fa riferimento puntuale alla questione, come voi sapete, piuttosto dibattuta del documento di valutazione dei rischi, in cui si dice che in realtà le misure che vengono adottate possono costituire un addendum alla valutazione dei rischi, quindi non c'è un obbligo di revisione del documento di valutazione dei rischi, ma lo stesso può essere integrato. Questo è importante perché evidentemente se avessimo incorporato all'interno del documento di valutazione dei rischi anche il Covid-19, da lì ne sarebbero poi discese tutta una serie di misure a cascata, da cui il DURI, cioè il documento di valutazione per il rischio da interferenze, creando non pochi problemi ovviamente poi nella gestione dei vari documenti di rischio. Ancora, sto per finire, il decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, l'articolo 33 fa riferimento alla sorveglianza sanitaria eccezionale, cioè al fatto che i datori di lavoro che non hanno l'obbligo previsto dal decreto di nominare un medico competente dovranno però nominarne uno specificatamente per le attività relative al Covid-19. Ovviamente ai medici competenti nominati in questo contesto non si applicano una serie di articoli che invece fanno riferimento alla sorveglianza sanitaria obbligatoria. Nello stesso decreto, il 34, all'articolo 95 vengono messe a disposizione misure di sostegno alle imprese attraverso il bando ISI che INAIL pubblica ogni anno, quindi pubblicherà un bando ISI speciale di 403 milioni di euro che sarà gestito da Invitalia. E poi l'articolo 100 che dà al comando dei carabinieri per la tutela del lavoro la potestà di effettuare i controlli negli ambienti di lavoro. Questo articolo è stato particolarmente contestato soprattutto dalle ASL, perché sono state escluse sostanzialmente dalla vigilanza nei luoghi di lavoro. Voi sapete che normalmente per decreto 81 l'organismo competente per le attività di vigilanza sono le ASL, che in questo caso però non sono presenti all'interno del decreto. Credo che in sede di conversione verrà approvato un emendamento che restituirà alle ASL la competenza che naturalmente hanno da decreto 81. Finisco con ricordando cinque documenti importanti, che sono la circolare del Ministero della Salute 5443, che dà indicazioni riguardo la sanificazione,
La circolare del Ministero della Salute 14915, dove si danno indicazioni al medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, poi ci torneremo. Un documento dell'ISS particolarmente importante, un po' sottovalutato nelle ultime pubblicazioni, che è quello del 15 maggio e che può essere invece un utile orientamento per le attività di sanificazione che, come sapete, purtroppo hanno scatenato un business notevole in termini di proposte anche stravaganti riguardo alla sanificazione. Infine, le due circolari, la 13 e la 22 del 2020 di INEL, riguardo la tutela infortunistica del lavoratore, ma poi torneremo su questi aspetti. Grazie. Grazie a lei. A questo punto ci si deve domandare se il rischio biologico da Covid-19 sia o no un rischio professionale. Dottoressa Stabile, come è stato classificato il rischio da contagio da Covid-19 in occasione di lavoro? Salve, buongiorno. L'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico. E per quanto attiene il rischio nei luoghi di lavoro, come è stato descritto nel documento tecnico INAIL, che è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico pubblicato nello scorso aprile, relativo proprio alle possibile rimodulazione delle misure di contenimento da contagio, può essere valutato partendo da 3 variabili. Come vediamo nella slide, l'esposizione, la prossimità e l'aggregazione. L'esposizione è definita come la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio proprio nello svolgimento di quelle che sono le specifiche attività lavorative, mentre la prossimità è riferita a quelle caratteristiche del lavoro che non permettono un sufficientemente di distanziamento sociale, quindi sappiamo una distanza interpersonale di 1 metro. E infine l'aggregazione, che è correlata a quelle tipologie di lavoro che prevedono contatto con altri soggetti, oltre a quelli che sono presenti come lavoratori dell'azienda. Mi riferisco per esempio alla ristorazione, al settore alberghiero, al commercio al dettaglio, dove inevitabilmente, intrinsecamente, l'attività lavorativa comporta la presenza di soggetti terzi. Quindi è stata messa a punto una valutazione del rischio integrata, basandosi anche su modelli internazionali, in particolare statunitensi, che poi è stata adattata ovviamente al contesto lavorativo italiano, in cui viene valutata assegnando dei valori all'esposizione, alla prossimità su una scala di riferimento secondo dei parametri, e la combinazione, diciamo, di questo valore poi viene corretto dal fattore aggregazione, che anch'esso ha una scala di riferimento suddivisa in 4 classi. Ad esempio, per quanto riguarda l'esposizione, possiamo avere un valore basso, quindi come probabilità di venire in contatto se ci riferiamo ad un operatore agricolo. Nel caso in cui di operatori sanitari, ovviamente il valore dell'esposizione, della probabilità, sarà alto, quindi avremo un valore 4. Per quanto attiene la prossimità, ovviamente il valore basso si riferisce in situazioni in cui abbiamo attività che vengono svolte da soli, quindi il lavoro da solo, e mano a mano cresce se questa attività, il lavoro, poi viene svolto con altri, per esempio in spazi condivisi, pur mantenendo magari la distanza di sicurezza. Ancor più cresce quando sono previsti compiti condivisi, quindi che devono essere svolti in prossimità per parte del tempo di lavoro, come può avvenire in una catena di montaggio, o ancor più quando abbiamo una stretta prossimità con altri lavoratori per la maggior parte del tempo, per esempio in uno studio dentistico. Quindi, per quanto attiene poi il fattore aggregazione, che rappresenta un po' l'elemento di novità nell'ambito della valutazione di questi modelli di rischio, ovviamente il valore più basso l'abbiamo nel caso in cui una classe di rischio 1, nel caso in cui abbiamo presenza di terzi nulla o limitata, per esempio l'accesso, come sappiamo, a cantieri o attività industriali, che non è previsto, uffici non aperti al pubblico, quindi in cui non sono previste interazioni con soggetti terzi,
possiamo avere un valore che cresce nell'ambito appunto di presenze intrinseche appunto nei servizi alla persona, nella ristorazione, e poi valori più alti quando abbiamo delle aggregazioni che però sono controllabili dal punto di vista procedurale. Mi riferisco al settore sanità, al settore trasporto, quindi dove possono essere presenti aggregazioni controllabili organizzativamente. E infine la classe più alta di aggregazione si verifica quando abbiamo che coinvolgono un numero elevato di persone e che sono con più limitate appunto procedurale. Quindi il risultato, come vedete, può essere l'attribuzione, può essere del livello di rischio, è presente appunto in questa matrice, che permette anche un'identificazione appunto con un codice colore per ciascun settore produttivo. Quindi abbiamo 4 livelli di rischio, qui ho evidenziato alcuni esempi. Ovviamente questa attribuzione è da considerarsi orientativa, in quanto è stata finalizzata proprio a far emergere la consapevolezza di quello che era lo scenario di emergenza nei settori produttivi. Quindi le singole realtà aziendali sono caratterizzate da specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi d'insieme. Mi riferisco a questa analisi d'insieme macroscopica, mi riferisco in particolare anche alle piccole e medie imprese. Quindi sarà, attraverso strategie di prevenzione che possono essere ridotte sostanzialmente i rischi, andando a identificare quelle specificità e complessità che caratterizzano i diversi settori lavorativi. E per quanto riguarda il settore manifatturiero, quali classi di rischio sono state individuate? Sì, nella slide appunto precedente abbiamo visto appunto che l'attività manifatturiera, quindi il settore Ateco, macro settore di riferimento, è inserito appunto in un livello di rischio basso, come l'agricoltura, come le costruzioni, che poi effettivamente sono state anche le attività che hanno ripreso per primo al termine appunto nella fase di emergenza. Va però tenuto conto che nel settore Ateco appunto relativo alle attività manifatturiere rientrano anche le attività di manutenzione, riparazione, installazione di macchine e apparecchiature. Queste invece sono classificate in un livello di rischio medio-basso. Qui abbiamo anche una classe 2 di livello di aggregazione, quindi è prevista la presenza di terzi e quindi vanno definite misure organizzative per controllare appunto il rischio. Grazie. E ricordiamo che la cosa più importante in questo momento è tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed evitare il più possibile il diffondersi del contagio. Sebbene le misure preventive per ridurre il contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione generale, quali sono le misure previste dal decreto legge in ambito lavorativo? Sì, indubbiamente c'è un'analogia, anche come appunto accennava prima il dottor Signorini, su quelle che sono le regole comportamentali da adottare per la protezione appunto dall'infezione da Covid. In prioritaria abbiamo il distanziamento interpersonale, la costante e accurata igienizzazione delle mani, alle quali si aggiunge poi la protezione appunto delle vie respiratorie. Ma negli ambienti di lavoro vanno adottate delle vere e proprie strategie di prevenzione, perché che necessitano appunto di un'analisi attenta che tenga conto di tutte le specificità dei processi produttivi, delle modalità organizzative. Le misure anticontagio che sono definite, che sono previste nei protocolli e nelle guide regionali e anche nazionali, richiedono appunto, affinché vi sia un'applicazione efficace, un approccio partecipato e integrato in cui vi sia il coinvolgimento nell'adozione di queste misure di tutte le figure della prevenzione. Queste strategie possono essere appunto organizzate tenendo conto di misure organizzative, sulle quali poi mi concentrerò brevemente. Vanno previste misure di prevenzione e protezione collettiva, che sono prioritarie rispetto alle misure individuali. Tra le misure di prevenzione e protezione collettiva rientrano l'informazione, la formazione, la sanificazione, la ventilazione dell'aria, il mantenimento della buona qualità dell'aria, ma anche le misure appunto di manutenzione e sanificazione di impianti, di ventilazione e condizionamento.
Sicuramente molto importante è l'informazione che deve essere rivolta non soltanto ai lavoratori ma a tutti coloro che entrano in quell'ambiente di lavoro, relativamente non solo ovviamente a quelle che sono le misure che l'autorità competente e l'autorità sanitaria ha previsto, ma soprattutto come queste misure specifiche sono state poi introdotte all'interno di quell'ambiente di lavoro. E queste informazioni chiare e comprensibili aiuteranno anche a evitare quelle forme di stigmatizzazione sociale che possono essere rivolte nei confronti di chi rientra dopo aver contratto il virus nell'ambiente di lavoro o da periodi di quarantena. Inoltre sono molto importanti per contribuire a una corretta percezione del rischio e anche a crescere la consapevolezza dell'importanza di segnalare eventuali sintomi che possano essere correlati al virus e di rivolgersi al medico competente e informarlo su quelle che possono essere patologie in atto che potrebbero rendere quel lavoratore maggiormente esposto al virus. Tra le misure di prevenzione e protezione individuale, oltre alle precauzioni igieniche personali, vi è anche appunto il ricorso all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, che come diceva prima il dottor Signorini, per quanto riguarda per esempio le mascherine chirurgiche, sono state equiparate ai dispositivi di protezione individuale e sono obbligatorie nell'ambito appunto dei luoghi di, per tutti i lavoratori dove non è possibile ridurre, mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro, ma anche negli spazi comuni. Quindi se la valutazione del rischio fa emergere che già venivano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale, per esempio facciali filtranti, che erano anche utilizzati nei confronti di rischi specifici che derivavano appunto per la mansione che viene svolta, ovviamente questi vanno mantenuti. La sorveglianza sanitaria rappresenta un'altra misura fondamentale che è stata estesa, appunto, come sentivamo prima, con l'istituzione anche della sorveglianza sanitaria eccezionale, quindi rivolta a tutti i luoghi di lavoro per tutelare appunto quei lavoratori più fragili che quindi potrebbero essere maggiormente esposti a rischio. E infine abbiamo le misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici. Anche qui una serie di azioni e di procedure che devono essere messe in atto, che partono per esempio dal controllo della temperatura in azienda, quindi all'ingresso, ma che prevedono anche la gestione e le modalità di gestione di una persona sintomatica in azienda e una forte collaborazione tra il datore di lavoro e le autorità sanitarie nel caso in cui sia richiesta, per esempio, una definizione di quelli che possono essere i contatti stretti avvenuti nel caso di persone risultate positive. E quindi, diciamo, una forte collaborazione tra le aziende anche come tutela poi di correlazione con quella che può essere appunto la tutela della sanità pubblica. E concentrandomi, passando, diciamo, alle misure organizzative, indubbiamente le misure organizzative nascono proprio con l'obiettivo di mantenere una distanza di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. È stato fatto il ricorso in maniera massiva al lavoro a distanza. Nel lavoro a distanza rientrano diverse modalità di lavoro, quindi dal telelavoro, che non va confuso ovviamente con il lavoro agile, con lo smart working. E questo ha permesso anche nel periodo appunto di maggior chiusura di poter portare avanti numerose attività lavorative da remoto. Rappresenta il lavoro a distanza, indubbiamente può comportare una serie di benefici per le aziende, ma anche per i lavoratori, per la società in generale, ma deve essere ben pianificato, in quanto deve prevedere obiettivi chiari, condivisi, devono essere previste competenze appunto specifiche per i lavoratori che devono possedere queste competenze e anche un supporto tecnico nell'utilizzo della tecnologia, ma anche momenti di interazione, di confronto costante con i responsabili, con i colleghi, per evitare situazioni di isolamento. Inoltre le richieste appunto lavorative devono diciamo essere tali da non comportare un sovraccarico, anche quindi un'invasione di quella che può essere la sfera privata, appunto con richieste che siano esorbitanti rispetto a quello che appunto l'attività lavorativa prevede.
Tra le altre misure, indubbiamente fondamentale la rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni, anche il ricorso, diciamo, a spazi che magari in azienda non erano utilizzati, che possono diventare utili proprio per aumentare le distanze e per evitare appunto che vi siano più lavoratori che condividono spazi. Il ricorso all'orario di lavori flessibili, anche l'orario di lavoro differenziato, queste rientrano anche tra quelle che sono le misure di sistema che possono anche prevenire il rischio di aggregazioni nella gestione della mobilità, quindi anche diciamo essere di forte correlazione anche con quelle che possono essere problematiche di questo tipo. Il ricorso alla turnazione, quindi favorire l'alternanza su più turni, creare gruppi di lavoratori autonomi e distinti, tutto quello che può riguardare anche le gestioni della modalità di ingresso, quindi orario di ingresso e uscita scaglionati, tutto ciò al fine sempre di evitare situazioni di aggregazione. Altro aspetto importante è la regolamentazione dell'accesso di tutti coloro, quali fornitori, clienti, trasportatori, autisti, mi riferisco a una serie, diciamo, di soggetti terzi che entrano all'interno del luogo di lavoro. Quindi modalità, tempistiche, ma anche percorsi definiti attraverso i quali appunto questi soggetti possono interagire, entrare all'interno dell'azienda. Anche, diciamo così, con spazi che possono essere con servizi igienici anche dedicati. E infine quello che riguarda la gestione interna, quindi la gestione degli spazi comuni, la necessità di contingentare, di regolare l'accesso a servizi, appunto ad aree quali spogliatoi, mense, quali possono essere anche aree break, aree di, diciamo, previste per i lavoratori, con limitazione degli spostamenti interni a quello che, quello che è effettivamente necessario. Una modalità potrebbe essere quella di prevedere diciamo così, modalità di prenotazione, no? Per ritiro di materiali, per esempio, in un magazzino, in modo così da evitare appunto che vi sia la situazione appunto di code, di affollamento in queste aree. E concludo, diciamo, con un accenno anche a quelle che sono le tecnologie 4.0 che possono essere utili appunto in questo contesto, in quanto si può far ricorso per esempio a dispositivi elettronici indossabili che interagiscono mutuamente e che allarmano per mantenere la distanza, diciamo, quando la distanza di sicurezza appunto non viene mantenuta. Oppure sistemi di monitoraggio e controllo dei processi da remoto, mi riferisco ai processi produttivi, ai processi di manutenzione, ai processi di qualità. La possibilità di applicare quindi i principi di smart working appunto in fabbrica, o addirittura l'utilizzo di simulazioni per effettuare analisi di scenari possibili e anche almeno anche l'utilizzo di tecnologie abilitanti appunto che possono ridurre le attività in presenza anche dove sono presenti più soggetti simultaneamente oppure appunto in spazi limitati. Bene, figure che rivestono un ruolo fondamentale in questo scenario sono gli attori della sicurezza sul lavoro. Dottor Signorini, come cambia e in cosa cambia il loro ruolo? Allora, direi che non cambia nulla in termini di responsabilità per quello che riguarda la prevenzione nei luoghi di lavoro, ma soprattutto per quello che riguarda l'adozione delle misure che sono state appena dette. Qualche differenza ovviamente va sottolineata perché parliamo di un rischio ubiquitario e quindi non di un rischio specifico. E quindi in questo senso poi vedremo dopo che alcune differenze ci sono. Come sapete il protocollo condiviso del 24 aprile dà come indicazione quella di costituire un comitato per l'applicazione e le verifiche delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dell'RFS. Questo è sicuramente una novità posta in questi termini, perché il decreto 81 fa riferimento ampio alla partecipazione, o meglio, alla consultazione dell'RLS, ma accentua la partecipazione e forse sono io che faccio sempre un disturbo di fondo, sono io? Mi sentite? Ok, allora dicevo,
accento all'interno della gestione del sistema. Tant'è vero che per un certo aspetto i giuristi hanno anche, i giuslavoristi hanno anche ipotizzato un coinvolgimento forse eccessivo rispetto a quanto indicato dal decreto 81, dalla legge delle normative sulla tutela della salute e sicurezza per quello che riguarda la responsabilità e il ruolo dell'RS. Ma sorvolando su questo aspetto, che in questo momento non possiamo affrontare, quello che è importante è che il protocollo di regolamentazione venga adottato, ci sia il coinvolgimento degli RLS e soprattutto che le misure che vengono declinate all'interno della singola impresa vengano scritte, perché parliamo sempre comunque di un documento di integrazione. Evidentemente è necessario che ci sia un documento scritto, soprattutto per quello che riguarda gli aspetti relativi alla vigilanza. Faccio un brevissimo cenno ad alcuni dati che non sono noti, ma che ho piacere di dire in questa sede, perché fanno parte della rielaborazione che ha fatto la CSA, la statistica attuariale del nostro istituto, per dirvi che gli infortuni al 15 maggio 2020, gli infortuni sul lavoro da Covid, voi sapete che la malattia che si acquisisce con il contatto con il Covid è classificato come infortunio malattia, perché è un evento immediato. Dicevo, gli infortunati sono stati 43.399, di cui 171 sono i morti, e rappresentano il 23% di tutti gli infortuni di questo periodo. Chiaramente il dato è rilevante per due motivi. Uno, perché realmente la diffusione del Covid c'è stata e l'abbiamo visto in maniera molto ampia. Due, perché ovviamente si sono ridotti anche gli infortuni per il fermo delle attività produttive. Il 71,7% degli infortunati sono donne, il 28,3% uomini. L'età media 47 anni per quello che riguarda i casi non mortali, mentre sale a 58-59 per i casi mortali. In Lombardia in particolare un infortunio su tre è di origine professionale. Chiaramente il 98,92% degli infortuni si collocano nell'ambito dell'industria e servizi, dove però sappiamo esserci tutta l'attività sanitaria, che copre il 73% degli infortuni. Quindi un circa 30% sono ascrivibili in realtà all'industria e ai servizi. Quindi circa 12.000 casi sono quelli riferiti proprio all'attività industriale e dei servizi. Quindi da questo punto di vista, visti i dati, è chiaro che il ruolo del datore di lavoro è estremamente importante sia nella prevenzione e nella diffusione, ma anche per quello che riguarda gli eventi successivi alla infezione, ovvero l'infortunio. Come sappiamo, stiamo vivendo una situazione di grandi cambiamenti. Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, quali sono le tutele previste da INAIL? Ecco, allora veniamo proprio all'infortunio sul lavoro e per dire che l'INAIL ha classificato, come dicevo prima, le infezioni da coronavirus in occasione di lavoro come infortuni e ha chiarito anche bene che per quello che riguarda il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare dell'infortunato, la tutela è una tutela inedita. L'indicazione riguardo gli infortuni è quella della presunzione semplice. Questo ha creato un po' di problemi e anche di protesta da parte dei datori di lavoro per quello che riguarda poi le responsabilità civili e penali che si hanno in questa sede. Però sono giunti dei chiarimenti in questo senso particolarmente importanti, perché se è vero che si tratta di infortunio sul lavoro, è anche vero che si tratta di un rischio generico che può essere diventare aggravato specifico in particolari situazioni. E la presunzione semplice opera per alcune attività professionali. Gli operatori sanitari, l'abbiamo visto prima, che sono, ahimè, particolarmente colpiti, ma anche i lavoratori che hanno contatto diretto col pubblico, quindi tutte le attività di front office.
Così anche per quello che riguarda i lavoratori che all'interno del proprio luogo di lavoro abbiano avuto un contatto con un collega di lavoro positivo e abbiano contratto l'infezione, anche per questi si tratta di presunzione semplice, o addirittura in itinere, cioè per aver utilizzato il mezzo di trasporto. Ora, è chiaro che parlare di... considerare gli aspetti relativi all'accertamento rigoroso dell'accadimento. Questo aspetto è stato chiarito nella circolare di la presunzione semplice affinché possa comunque essere confermato il medico legale che sia curata. Dico questo perché, tornando, scusate, la Corte di Cassazione con la sentenza 82 del 2020 indica chiaramente che la colpa del datore di lavoro si può rilevare solo quando non ci sia stato il rispetto delle norme. E torno a quello che dicevo prima, il rispetto delle linee guida regionali e nazionali costituisce l'elemento fondamentale per il datore di lavoro affinché possa dimostrare di aver rispettato tutto quanto è nel suo potere al fine di contenere il contagio. E in questo senso il ruolo del medico competente e della sorveglianza sanitaria acquisisce particolare valore, perché nella circolare che riguarda proprio la sorveglianza sanitaria, rivolta ai medici competenti, che quindi immagino i datori del lavoro non si siano tutti troppo di leggere, c'è un passaggio fondamentale che riguarda il ruolo del medico competente nel contact tracing, cioè nel rintracciare all'interno dell'impresa i lavoratori che potrebbero essere potenzialmente infetti e quindi costituire un elemento di contagio di un altro lavoratore e quindi portare in evidenza un infortunio sul lavoro, come l'altro aspetto riguarda l'informativa dei lavoratori. Il protocollo del 24 aprile in realtà elenca quali sono gli elementi per cui che sono alla base dell'informativa del lavoratore, ma non cita quello che appunto è citato in questa circolare del Ministero della Salute, dove è necessario che i lavoratori siano informati, e questo è un altro compito del datore di lavoro, sulla necessità che informino il medico competente riguardo le proprie patologie. Questo perché? Perché i lavoratori fragili, cioè quelli che sono più facilmente soggetti all'infezione, sono lavoratori superiori ai 55 anni e che abbiano comorbidità. Dai dati epidemiologici, come avete immagino letto anche sui giornali, ahimè il virus ha colpito soprattutto soggetti anziani o comunque superiori all'età di 55 anni in presenza di comorbidità. Ciò non significa ovviamente che il soggetto che ha meno di 55 anni sia immune dall'infezione, a maggior ragione se presenta delle comorbidità. Quindi questo è uno degli aspetti diciamo fondamentali che il datore di lavoro deve tener conto nell'adottare le misure di prevenzione. Quindi in sostanza, e chiudo, un'infezione contratta in ambienti di lavoro può essere considerato infortunio previo accertamento, cioè la presunzione semplice opera solo come premessa, ma poi va accertata la reale responsabilità del datore di lavoro. La responsabilità, di averlo contratto in ambiente di lavoro, l'eventuale responsabilità del datore di lavoro nasce solo dall'inosservanza delle norme regionali, delle linee guida regionali e nazionali, e dalla mancata comunicazione ai lavoratori della necessità di informare il medico competente riguardo delle comorbidità. Quindi sono, diciamo, azioni piuttosto semplici, l'importante è che siano ordinate e all'interno di un documento scritto condiviso con l'RLS. Bene, grazie mille, dottor Signorini.
E adesso diamo spazio alle domande ricevute dalla platea. La prima è per la dottoressa Stabile. In tema di formazione, cosa cambia per la salute e la sicurezza sul lavoro in questa fase? Sì, dunque, come indicato anche nel protocollo nazionale, sappiamo che il decreto legislativo 81 del 2008 e gli accordi Stato-Regioni definiscono modalità, contenuti e l'organizzazione della formazione rivolta alle figure che svolgono dei ruoli, delle funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È possibile continuare lo svolgimento di questi ruoli e queste funzioni anche in mancanza di aggiornamento, ovviamente con l'obbligo, ovviamente terminata questa fase appunto di emergenza, poi di completare appunto questa attività. Ma è stata data l'indicazione che non sia possibile svolgere questi ruoli o queste funzioni in caso di mancato completamento della formazione iniziale o di base. Per esempio mi riferisco a nuovi assunti o a un cambio di mansioni o l'utilizzo di nuove attrezzature, quindi dove sia necessaria una formazione di base, una formazione nuova. In questo caso, appunto, è necessario effettuarla. Dove siano previste poi tipologie di formazione pratica, quindi mi riferisco a pratica on the job, addestramento, ovviamente questa, se necessaria, deve essere effettuata mantenendo il distanziamento interpersonale e mantenendo tutte quelle misure di prevenzione e protezione di cui abbiamo parlato prima, anche a livello appunto non solo organizzativo ma tecnico e procedurale. Per quanto attiene poi l'utilizzo anche della formazione a distanza, nei diversi accordi sono definite quali sono quelle tipologie di formazione che possono essere erogate anche attraverso l'e-learning, quindi dove è possibile utilizzare l'e-learning, ovviamente questo, essendo una modalità che non prevede appunto problematiche relative al distanziamento interpersonale, può continuare ovviamente, ma dove erano previste formazioni in presenza è possibile far ricorso a modalità di videoconferenza, quindi a modalità attraverso le quali appunto pur garantendo quindi modalità sincrone, quindi possibilità di verifica delle presenze, possibilità di condivisione da parte del docente di materiali, possibilità da parte dei discenti di interagire, quindi di fare domande, quindi di creare l'ambiente virtuale come se fosse appunto un'aula in presenza, questo può continuare, quindi può essere una valida quindi alternativa alla necessità di svolgere corsi in presenza. Questo anche perché la videoconferenza già con un interpello del Ministero del Lavoro nel 2014 era stata equiparata, diciamo, alla condizione di aula in presenza. Grazie. Adesso una domanda per il dottor Signorini. Che responsabilità può avere il piccolo o anche grande imprenditore quando il dipendente è fuori dalla sua azienda per 2 giorni su 7, contando anche le ore? Allora, diciamo, occorre distinguere da un'attività all'esterno per conto dell'azienda da eventuale frequentazione di altre aziende, perché il problema si pone soprattutto in questo caso. Diciamo che anche qui le responsabilità sono quelle precedentemente indicate, che fanno richiamo comunque a quanto previsto dai protocolli e linee guida governativi, no? Di cui all'articolo 1, il comma 14 della legge 16 maggio 2020, numero 33, che dicevo prima. Però, al di là adesso della citazione della norma, sarebbe consigliabile che l'azienda realizzasse all'inizio dell'attività del proprio dipendente un piano di trasferta che deve contenere i luoghi dove il lavoratore si reca, perché a seguito dell'attività che presterà fuori potrebbe realizzarsi il possibile contatto con un soggetto infetto. Quindi, al fine del contact tracing, è necessario fare un piano di trasferta, appunto, un piano delle missioni che vengono effettuate all'esterno o visite presso le altre aziende. Noi l'abbiamo fatto, per esempio, per le nostre unità territoriali di certificazione e verifica, l'INEL va
manda i propri tecnici a certificare alcune attrezzature o impianti all'esterno, e quindi abbiamo dato indicazioni affinché venga fatto un piano di trasferta con indicazione dell'azienda dove si reca, gli orari in cui si reca, in modo tale da poter poi al ritorno avere un report puntuale da parte del lavoratore, e quindi nell'ipotesi malaugurata che abbia avuto dei contatti, potranno essere poi, appunto per il contact tracing, rintracciati successivamente. È chiaro che occorre dotarlo dei DP necessari. Io in questi casi consiglio non la mascherina chirurgica, ma l'FP2, consigliamo FP2 e FP3, perché non sappiamo poi le condizioni in cui si dovrà operare. Ricordo che la mascherina chirurgica è una mascherina che, se funziona, se utilizzata da tutti coloro che vengono a contatto, perché protegge l'altro e non protegge se stesso. Quindi, in via cautelativa, non sapendo quali sono le condizioni in cui si dovrà operare, se esiste o meno il rispetto da parte degli altri dell'utilizzo della mascherina chirurgica, è sempre meglio utilizzare un facciale filtrante FP2 o FP3, che garantisce invece la sicurezza dei lavoratori. Anche in questo caso, con queste indicazioni, la responsabilità del datore di lavoro, ovviamente di fronte a un rischio, come dicevamo prima, ubiquitario, che non è controllabile, che non è in nessun modo governabile, si può intendere assolta. Bene, ho ancora una domanda per il dottor Signorini. Quali investimenti potranno essere attivati per aiutare le aziende ad implementare le indicazioni che avete esposto? Lo citavo prima, appunto, nel decreto rilancio, cosiddetto decreto rilancio, è prevista proprio all'articolo 95 l'attivazione di misure di sostegno alle imprese. Sono 403 milioni di euro, il bando ISI 2019, quello tradizionale che ormai da anni viene promosso ogni anno, è stato annullato e i fondi sono stati tutti dirottati all'interno di queste misure di sostegno per le imprese, per la riduzione del rischio da contagio, che riguarderà anche le spese già intraprese dalle aziende durante questo periodo. Ovviamente è comunque un bando che avrà come caratteristica quella di essere un bando a sportello, e verrà gestito direttamente da Invitalia, perché le procedure che aveva già messo in campo l'agenzia per i 50 milioni di euro precedentemente già dati per i dispositivi è pronta, e quindi a breve verrà promosso questo nuovo bando. Ecco, una domanda ora per la dottoressa Stabile. Se può chiarire la differenza tra smart working e lavoro a distanza. Allora sì, intendevo appunto con il lavoro a distanza l'utilizzo di modalità appunto da remoto, tra cui rientra anche il telelavoro, che appunto non va distinto appunto dalle modalità previste dal lavoro agile, come è stato normato appunto dalla legge 81 del 2017, che prevede che la prestazione lavorativa possa essere svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, con definizione appunto della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, e che può avvenire attraverso l'uso di strumenti tecnologici, sia se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici, ma anche appunto con strumentazione appunto del lavoratore stesso. E deve essere appunto stipulato un accordo scritto tra le parti, anche con forme di organizzazione del lavoro per fasi, per cicli, per obiettivi, quindi senza precisi vincoli di orario e luoghi di lavoro. Questo è molto importante anche ai fini dell'informativa che deve essere fornita ai lavoratori sui rischi appunto quando si trovano in modalità di lavoro agile. Questa può essere assolta anche telematicamente, come previsto nella fase di emergenza, appunto scaricando l'informativa appunto dal sito dell'INAIL. Bene, ringrazio tantissimo la dottoressa Stabile e il dottor Signorini per aver condiviso il vostro know-how e la vostra esperienza. Questo era il secondo appuntamento di Made for Webinar.
Ce ne saranno altri, come potete vedere questo è il palinsesto dei nostri prossimi appuntamenti, quindi l'8 giugno alle ore 12 Industrial Internet of Things, il 10 giugno alle ore 11 Piattaforme e servizi utili per la ripresa 4.0, il 16 giugno alle ore 11 Industrial Artificial Intelligence, il 23 giugno alle ore 11 Cloud Computing per l'industria 4.0. Inoltre, a fianco di questa linea di webinar tecnici, MADE ha organizzato, come detto all'inizio, un secondo palinsesto chiamato MADE for Future. Il primo sarà domani, 4 giugno, ci saranno ospiti che sono tra i protagonisti della trasformazione digitale industriale. Quindi domani, 4 giugno, alle ore 18, la manifattura digitale nell'era post-Covid. Ospiti Giuliano Busetto, di Siemens, Enrico Cereda, IBM Italia, Fabio Giuliani, Robert Bosch e Carla Masperi, di SAP. Vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato e vi chiediamo di far pervenire suggerimenti su tematiche di interesse in modo da arricchire il più possibile i palinsesti MADE for Webinar e MADE for Future. Sul sito MADE trovate i contatti e tutte le informazioni utili sul Competence Center. Questo, ricordo infine che questo, come tutti gli altri webinar e seminari, saranno registrati e disponibili sul canale YouTube e naturalmente sul sito MADE. Buongiorno a tutti e buon lavoro e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie, arrivederci.